Bentrovati all'Orlando Furioso, amici di Prima Radio. Oggi è venerdì 29 ottobre. Ieri ho seguito una trasmissione su Rete 4 nella quale sono stati messi a confronto i Novax con gente che invece crede nel vaccino. Ho sentito alcune cose che non stanno né in cielo né in terra, ma non voglio assolutamente prendere posizione perché ribadisco quello che è il mio concetto. Ognuno col proprio corpo fa quello che vuole. Devo però leggervi una notizia che arriva da Palermo, dove purtroppo è morta ieri una donna di 45 anni che non si era vaccinata. Era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Cervello qualche giorno prima. Siccome le sue condizioni peggioravano, è stata ricoverata in terapia intensiva respiratoria, poi in rianimazione, dove è morta. Nulla sono valse le cure prestate. La signora non aveva voluto vaccinarsi e purtroppo non ce l'ha fatta, non appena beccata dal virus, così come non ce l'ha fatta qualche giorno fa il medico di Cinisi, 73enne, anche lui non aveva voluto vaccinarsi, purtroppo il Covid lo ha sopraffatto e lo ha portato alla morte. Ripeto che io non esprimo il mio parere in merito, vi faccio però ascoltare un'intervista realizzata dal sito Fanpage al dottor Giuseppe Fiorentino, responsabile della terapia intensiva dell'ospedale Cutugno di Napoli. Chiaramente sentirete soltanto l'audio, non vedrete le immagini. Lui parla della differenza dei polmoni tra un Novax e un vaccinato quando sopraggiunge il virus maledetto del Covid. Il primo è un paziente normale, cioè come dovrebbe essere, com'è il polmone di un paziente normale. Questo invece è un paziente con infezione Covid. Il polmone diventa tutto bianco, tutto preso dalla malattia. Questa è una paziente che normalmente non sarebbe sopravvissuta all'infezione Covid. Ultraottantenne, con patologia oncologica sottostante, doppia dose di vaccino, e l'infezione si è limitata a fare dei piccoli focolaietti di polmonite, quindi in questo caso il vaccino ha svolto appieno il suo dovere di protezione. Quelli che noi ricordiamo che non fossero, diciamo, più convinti del vaccino attualmente non sono più qua tra noi. Gran parte di loro si pentono di non aver attuato la vaccinazione. Abbiamo sentito le scuse più assurde. Qualcuno diceva dopo l'estate, però poi dopo l'estate si è ricoverato. Questo è il quadro TAC di un paziente non vaccinato che il 25 agosto si presenta al nostro pronto soccorso e il 2 settembre vi pratica la TAC per il peggioramento, e vedete come i campi polmonari diventano tutti bianchi e ci sono degli addensamenti, cioè il quadro peggiora notevolmente in distanza di pochi giorni, circa una settimana, quindi un quadro molto molto impegnativo, forse dovuto a una delle nuove varianti del virus Delta. Quando noi ricoveriamo spesso un Novax o un familiare e il familiare ci chiama per avere informazioni sull'ammalato, notiamo una certa aggressività nei nostri confronti, forse perché non credono nel virus, ma forse perché poi a un certo punto pensano di aver fatto una scelta non conforme a quella che sarebbe dovuta essere. Una persona di recente ha lasciato il figlio di meno di un anno e mezzo a seguito dell'infezione Covid. Forse col vaccino non sarebbe andato allo stesso modo. Ha detto: fate il possibile perché voglio tornare da mio figlio. E purtroppo queste sono state le ultime parole prima di intubarlo. Queste sono dichiarazioni rilasciate dal dottor Giuseppe Fiorentino, responsabile della terapia intensiva dell'ospedale Cutugno di Napoli, quindi una persona che io non conosco. L'intervista l'ho presa da internet. È sicuramente una persona che non ha interessi a far vaccinare, non ha interessi politici, non ha interessi economici, come sostengono molti Novax. È un medico che sta valutando e continua a valutare nel suo reparto di terapia intensiva quello che succede a chi non si vaccina e purtroppo viene beccato dal Covid. Sono parole forti che purtroppo hanno riscontro con i numeri
e con quello che è successo anche recentemente a Palermo, la morte della signora all'ospedale Cervello, 45 anni, non vaccinata, così come è morto qualche giorno fa il medico di Cinisi, 73enne, anche lui era contrario al vaccino e purtroppo entrambi non ce l'hanno fatta. Io non aggiungo altro, lascio a voi le logiche considerazioni. Concludo così l'Orlando Furioso, che torna naturalmente la prossima settimana. Buon weekend a tutti!